Ne ho fatte parecchie. Quindi lei, scusi, quindi lei ha un messaggio molto chiaro che sta portando qua. Certo. E loro hanno detto che sulla TAV, la TAV bisogna valutare, che probabilmente non questo non si può... Non sono d'accordo, per me, essendo... Ciao ragazzi, un cultore della democrazia diretta e partecipata, è evidente che se bisogna interpellare le popolazioni, l'unica cosa, se poi ci sono degli ostacoli creati appositamente da questi cialtroni che hanno firmato i vari contratti, che sembra che leghino le mani alla classe dirigente attuale, e i contratti si fa una legge, si studia la maniera, ci abbiamo un primo ministro. Quindi che se il Movimento 5 Stelle va avanti sul TAV e il TAP, mi deluderebbe molto. Sarebbe una botta molto grossa. Mi deluderebbe molto. Secondo lei il Movimento 5 Stelle però sul TAP e il TAP tornerà indietro? Non ne ho idea, non vorrei che tornassero indietro, mi troverebbero in maniera del tutto negativa come giudizio, però la politica non la faccio io qui. Come sono deluso del fatto che Benetton ancora non sia stato estromesso, come sono stato deluso del fatto che Bucci sia stato nominato commissario dal governo. Ma quindi lei cosa chiede al movimento, di rispettare quelle che sono le basi? Le volontà della base, le volontà delle popolazioni. E se non lo fanno? Mi deluderebbero, non mi riesce a strappare. In questo momento quindi lei si auspica? Io spero di non essere deluso.